Grande Fratello. Dopo l'uscita di Vittorio dalla casa, il pubblico si autosabota e si schiera contro la Luzzi. Spunta l'ipotesi di diffamazione. Dopo la serata di lunedì in diretta, si torna a parlare del Grande Fratello e dei suoi personaggi all'interno della casa. Anche se alcuni di loro iniziano a mostrare qualche segno di stanchezza, i protagonisti della casa non mancano di offrire spunti al pubblico, per far parlare di loro. Nonostante dopo tutte queste settimane la stanchezza si fa sentire, ancora hanno voglia di farsi notare. Non mancano discussioni e accuse, soprattutto dopo le eliminazioni e le nuove nomination. Il gruppo si sta restringendo sempre di più, verso una finale che si suppone avverrà a breve. Ecco che allora, ogni singola nomination sembra essere un affronto diretto. Gli schieramenti sono fatti ormai da tempo. L'uscita di scena di Vittorio sicuramente ha fatto discutere all'interno della casa, ma nessuno si aspettava si arrivasse ad accuse così pesanti. Sembra ormai essere un tutti contro tutti, quello che succede all'interno del Grande Fratello, con i protagonisti della casa che si danno addosso per ogni singolo comportamento. Al centro dell'attenzione ci finiscono i soliti. Anche questa volta è un confronto spietato con Beatrice Luzzi che continua ad essere la protagonista del reality. Ma cosa sta succedendo? Le accuse sono pesanti questa volta. Purtroppo il gioco è questo. Di settimana in settimana c'è chi deve abbandonare la casa e chi invece finisce in nomination. Il pubblico a casa ha avuto modo di trovare quelli che sono i suoi preferiti e lo lascia notare televoto dopo televoto. Nonostante siano in molti ad accusare Beatrice, all'interno della casa, lei è molto amata dai telespettatori. Le dimostrazioni sono arrivate anche in questa nomination. Vittorio fuori dalla casa, mentre Beatrice continua a restare al suo posto. Ma i ragazzi non sono di certo contenti di questo e la attaccano. A seguito dell'uscita di scena di Vittorio, l'intera casa non sembra essere contenta. Danno la colpa a Beatrice Luzzi, ma in realtà, come dicono i suoi fan sui siglai, il motivo è ben altro. Il ragazzo era stato messo in nomination da quelli che si professavano suoi amici. Insomma, una storia infinita questo Grande Fratello. Peccato che di tanto in tanto non dà di certo un ottimo spettacolo di se stesso e dei concorrenti al suo interno.